Novere celebra con un'installazione e una mostra il più grande pilota di motociclismo di tutti i tempi, Giacomo Agostini. Fa il pieno di applausi a Lover l'artista Cristo, che ieri ha incontrato la cittadinanza per raccontare quanto ha fatto negli anni e cosa sta per accadere nel Sebino con The Floating Piers. Clusone al via distribuzione del libretto degli eventi estivi, sabato il primo appuntamento musicale e domenica la viviamo Clusone. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Il numero uno sulla moto, il numero uno ancora nel cuore di molti, Giacomo Agostini lo resterà sempre, e mentre si pensa a creare un museo che possa raccogliere tutti i suoi cimeli, questa mattina in piazza 13 Martiri a Lovere è stata svelata l'installazione a lui dedicata del Valoroso e del suo destriero, realizzata dall'architetto Mauro Piantelli, ed è stata inoltre inaugurata la mostra con la quale celebrare il 50° anniversario del suo primo alloro mondiale. Signori, stellatevi le mani! E qui in questa piazza mi ricordo quando tornavo dalle gare, andavamo all'Albergo Moderno e lì c'era la, diciamo, la conferenza stampa, tra virgolette. Tutti gli amici venivano e mi chiedevano e volevano sapere la gara, come era andata, il perché avevo vinto, il perché avevo perso. Fortunatamente era più le volte che vincevo, quindi però insomma qualche volta si perdeva anche, quindi niente, è un grande piacere ritornare qui. Lovere l'ho sempre avuto nel cuore, anche se non sono nato a Lovere, però la mia carriera è stata qui. La mia pista di allenamento, oggi vanno in Australia, vanno in Malesia, vanno a provare in tutto il mondo. La mia pista era quella del lago di Iseo, quindi da Lovere andavo a Castro, da Castro andavo giù a Sarnico, quindi quella era la mia pista di allenamento. Grazie a tutti voi e speriamo di vederci ancora tra 50 anni. Ciao a tutti. Qui serve un'intera stanza per accogliere tutte le sue coppe. Sì, effettivamente ci sarebbe altro da esporre, ma insomma ci vuole ancora più spazio. Comunque è stata fatta una cosa bellissima. Difatti mi emoziona vedere tutto questo, fatto bene veramente. È una sorpresa anche per me, che non mi aspettavo una cosa così bella, effettivamente. Bravi, devo dire bravi. A tutti quelli che hanno collaborato, agli amici di Lovere, la famiglia Bendotti, che naturalmente hanno fatto tanto, e poi a parte che siamo legati in un'amicizia da quando siamo bambini, il comune, il sindaco, Gigi Barcella, che ha lavorato tanto e mi ha assillato, tra virgolette, giustamente ha spinto per avere tutto questo, e sono molto felice di averglielo dato. Oggi, quando vede giovani colleghi che vincono, che conquistano successi, cosa pensa? Ma penso che sono bravi, li invidio un po' perché vorrei essere ancora lì, però d'altronde gli anni vanno avanti, non li puoi fermare, è giusto che sia così. Abbiamo dei ragazzi italiani soprattutto e spagnoli anche molto bravi. Il suo ricordo più bello, il suo traguardo più grande? Ah, ne ho tanti, ne ho diversi fortunatamente. Naturalmente il primo titolo, quello che festeggiamo oggi, è quello che sognavo da quando sono nato, quindi è un grande ricordo. Però insomma, anche quando ho vinto in America, quando ho vinto il 15°, quando ho vinto la mia prima gara alla Bologna San Luca, che avevo i miei meccanici di Lovere, che uno era il panettiere e l'altro era l'elettricista, quindi però erano vittorie veramente sudate, e me le ricordo con grande gioia. I giovani appassionati di due ruote, cosa dice, magari anche che frequentano queste strade? Ma sai, oggi purtroppo c'è molto traffico, troppo, e quindi è molto difficile fare quel che facevo io, quindi dico solamente di usare tanta prudenza, perché la moto è un po' come una pistola carica, può partire il colpo in qualsiasi momento, quindi non bisogna sottovalutare.
e sempre usare più di due occhi, perché l'attenzione non è mai abbastanza. Innanzitutto è la festa Repubblica, ma oggi si aggiunge anche un motivo in più per festeggiare la ricorrenza, il 50° anniversario del primo titolo mondiale di Giacomo Agostini. Si realizza questa importante mostra, la prima che viene dedicata a Giacomo Agostini in assoluto, dove vengono esposte i suoi cimeli, i suoi ricordi più cari, dal mitico casco tricolore che tutti noi abbiamo in mente, perché l'abbiamo visto tante volte trionfare sul podio in mezzo alla corona d'alloro, e quindi è una grande festa per tutta la nostra cittadinanza. Questa è un'iniziativa, è la prima delle iniziative per il festeggiamento del nostro centenario, appunto, perché ci sarà l'altra che cade il 24 giugno, il concerto di Stefano Bollani in azienda da noi. Essendo un anno molto particolare, ci piaceva associare il nostro nome a quello di due grandi eccellenze. Anche il vostro è un traguardo da campioni. Sì, un traguardo eccezionale per quanto ci riguarda, 100 anni, rappresentiamo la quarta generazione della Fondi Industriali Bendotti, e nonostante ci siano molte eccellenze nel territorio, ci piace unirci a loro in quest'anno molto particolare per noi. Dal 18 giugno al 3 luglio sul nostro territorio arriverà gente da tutto il mondo per The Floating Piers. L'autore di questa opera d'arte ieri sera è stato ospite a Lovere. L'artista di fama internazionale Christo ancora una volta si è reso disponibile per incontrare le persone dei paesi del Sebino, per raccontarsi e presentare la grande installazione che sta per entrare nella storia non solo del Lago d'Iseo. Ieri sera è infatti intervenuto a Lovere presso la sala dell'oratorio, nonostante il tempo a sua disposizione in questa fase conclusiva dei lavori di preparazione sia sicuramente poco. Il progetto è open 24 ore per il progetto. Non c'è nessuna necessaria riservazione. Questa è la wrong explication del newspaper that we need to have reservation per il progetto. The project is there, of course, you need to walk in the street, you need to walk in the pier, it's your choice, you do something. Day and night, and if nothing is special, you need only walk. Oh, push by car, the pet dog, no automobile, no. What is the grade, no other thing. You need to walk. Basically, it's the open every day around the clock. It's free, you have no tickets, no anything, totally free, and it has the guardians from us and the project all the time around the clock, in the piers and also many, many boats and zodiac in the water. It's all open all the time around the clock. Allora, una cosa molto importante da chiarire è che la passerella è aperta 24 ore su 24, è assolutamente gratis, non si deve pagare nessun biglietto e non c'è possibilità di prenotazioni, quindi questa è una cosa da spiegare, perché la stampa l'ha scritta e invece non è vero, non c'è prenotazione. Ovviamente è a voi la scelta di andarci di giorno, andarci di notte, ci si può camminare lungo la passerella sulla terraferma, poi si può arrivare sui piers, non si può accedere ovviamente con auto, niente motociclette, ma si può benissimo venire con la carrozzina, e poi ci sono custodi che si prenderanno cura dei visitatori, anche con gommoni sulle acque. Anchor tower, directly in the middle of the pier, 16 meter section. Anchor is connected with special rope of nylon to the pulley system, the contra weight, that is the central line. And diagonally, they are diagonal anchors, and they are under the pier, like pubes. They are very complex system of frame, steel frame underneath. And this steel frame they put underneath by a deep water diver. They attach this frame because all the anchors they attach this very intricate, geniusly designed system of steel frame. They're very heavy, and they were installed after the floating pier was put in the water. I would never have it installed. Incredible. Sì, dunque, per garantire la linea centrale, quindi la direzione giusta della passerella, ci sono delle ancore che sono collegate ai cubi con delle funi. Al centro esattamente del cubo c'era un diagramma prima che lo mostrava, e c'è anche un contrappeso a controbilanciare, e anche a livello diagonale ci sono delle ancore diagonali, ma sappiate che al di sotto dei cubi sono stati installati dei telai con un sistema molto complesso di cui vorrei spiegarvi ora. This cube is so versatile, so useful, you even cannot imagine how they work well.
Questi cubi sono estremamente versatili, non potete neanche immaginare come ben si possano adattare a funzionamento. 300 kg o 400 kg frame. Cube can come down to the water like rock. We attaching cubes. And this cube they attach to this frame, our cubes. And then the frame floating just below the water. The frame with the cubes float just below the water. Sappiate che al di sotto dei cubi, proprio sotto, c'è un telaio che ha un peso di 300 kg, che è proprio sotto il livello dell'acqua, quindi non si vede, ma è proprio sotto i cubi. We put the cube that frames in the water, and they float below the water, and deep water diver pushing with the hand the frame just under the cube. Quindi sono stati prima messi i cubi sull'acqua e poi i sommozzatori spingono questi telai che vanno ad agganciarsi sotto i cubi. L'Istituto Fantoni di Clusone sta programmando due incontri con i quali raccontarsi. Il 7 giugno genitori e non potranno prendere parte a un pomeriggio con inizio alle ore 14.30 e con il quale sarà presentato quanto è stato fatto quest'anno. E poi un altro incontro è in programma il 9 giugno. L'Istituto Fantoni di Clusone è in programma due appuntamenti. Due appuntamenti per raccontarsi al pubblico e al territorio. Il primo, il giorno 7, al pomeriggio, è più rivolto ai genitori, agli stessi ragazzi che sono i protagonisti e poi a tutte le persone che a vario titolo sono, tra virgolette, un po' curiose della nostra esperienza. Il 7 racconteremo, metteremo in evidenza tutte le esperienze che hanno visto come protagonisti i ragazzi con i loro docenti, esperienze di natura didattica, soprattutto tutto quanto è stato fatto a partire dai protocolli con i vari comuni della valle e quindi tutti i lavori territoriali, ma poi anche tutte le premiazioni dei ragazzi che fanno sport, che sono tantissimi, dei ragazzi che si sono impegnati nel volontariato, che hanno aiutato i propri compagni nello studio, che hanno vinto parecchi premi. Pensavamo di fare una cosa ridotta, siamo già arrivati e non riusciremo a soddisfare tutti a 100 premiazioni. Ci saranno anche dei momenti di festa, di musica e una mostra e oltre a questi intermezzi interverranno personalità del territorio molto importanti. Il secondo momento ha natura più istituzionale, il 9 mattina, la veste è quella di un convegno e con annessa tavola rotonda. Invitati sono innanzitutto i referenti istituzionali, quindi sindaci, referenti politici, tutti i referenti del mondo del lavoro che sono stati coinvolti partecipano ai nostri comitati tecnici, rappresentanti del Consiglio d'Istituto, i referenti dei nostri dipartimenti, rappresentanti del nucleo di autovalutazione interna. E ecco, anche qui metteremo in evidenza le scelte strategiche fatte durante l'anno, gli investimenti di carattere educativo, formativo, le esperienze migliori e i problemi su cui siamo impegnati. Non vuole essere un momento formale, vuole essere un momento di reale rendicontazione di quanto fatto, dei passi compiuti e chiederemo anche alle personalità che abbiamo invitato, che hanno dato la loro disponibilità, il rettore dell'Università di Bergamo, professor Morzenti, la direttrice dell'ufficio scolastico provinciale, la dottoressa Graziani, il presidente, adesso non so se rimane o se ci sarà un cambio, in ogni caso dal punto di vista tecnico rimane in carica della comunità montana, il dottor Bigoni, e anche ci sarà un referente della provincia di Bergamo. A loro chiederemo di dare un giudizio, darci indicazioni e di entrare in discussione rispetto a quanto fatto. Durante l'evento sigleremo anche degli accordi, gli ultimi accordi che sono molto significativi, un accordo con la ditta Bettoni della Val di Scalde, con cui sigleremo una modalità di alternanza scuola-lavoro molto forte, con una presa in carico dei ragazzi da parte della ditta per almeno 4 mesi e con forme anche di supporto dei ragazzi, quindi un'esperienza molto forte con un modello innovativo. È un accordo con il Collegio dei Geometri della provincia di Bergamo, con cui inizieremo anche forme di collaborazione con la scuola per la formazione continua dei geometri
e poi daremo notizia, perché è avvenuto proprio in questi giorni, della chiusura definitiva dal punto di vista formale dell'accordo con l'Università di Bergamo. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Torniamo in onda con il telegiornale di Antena 2 e ora ci occupiamo di Clusone, in quanto da oggi è possibile consultare il libretto dedicato alle manifestazioni estive. Ecco, da oggi si può trovare il libretto con gli eventi estivi in programma Clusone. Esattamente, da oggi siamo usciti con il tradizionale libretto degli eventi estivi clusonesi. Gli eventi che sono comunque sono numerosissimi e il libretto lo potete trovare nei nostri uffici in Piazza Orologio 21, proprio sotto l'orologio planetario Fanzago, oppure nelle numerose attività del centro storico. Non sarà subito presente da tutti per motivi ovviamente di distribuzione, però comunque a giorni lo troverete anche nelle varie attività commerciali e però se lo volete subito lo trovate sicuramente nei nostri uffici. E come avete caratterizzato l'estate? Allora, l'estate è caratterizzata da numerosi eventi che si susseguono in quasi tutti i giorni. Avremo numerose riconferme degli eventi che sono già stati eseguiti gli anni passati e anche delle bellissime e nuove novità. Gli eventi saranno ovviamente per tutti i gusti, si spazierà dalla parte culturale, quindi concerti nelle varie chiese, nelle nostre numerose piazze, poi ci saranno le numerose iniziative organizzate in collaborazione con Artelier e Matt Club per scoprire la nostra cittadina anche dal punto di vista artistico, e poi ovviamente non possono mancare comunque i momenti di festa organizzati dalle numerose associazioni presenti sul territorio e anche ovviamente dal Turismo Pro Clusone. Partiremo questo sabato 6 giugno, quando in Piazza dell'Orologio avremo un nuovissimo evento voluto in forte collaborazione con i bar della Piazza Orologio, che voglio ricordare e voglio anche ringraziare, che sono il Ritual Pub, l'Eroi, Bar Priority e la Caffetteria Matricola. Insieme con loro Turismo Pro Clusone organizzerà un bellissimo evento di musica con un artista famoso, che sarà Cisco, l'ex frontman dei Modena City Ramblers, accompagnato dai gruppi musicali emergenti e non solo, partendo già dal pomeriggio, e il tutto ovviamente, visto che non può mancare anche la buona cucina, avremo anche una buona cena e dei buoni taglieri in collaborazione con i Sapori Seriani, che sono appunto i prodotti tipici della nostra valle. Ricordo alcuni orari. La manifestazione si svolgerà ovviamente tutta in Piazza dell'Orologio, si potrà mangiare dalle ore 18, i concerti partiranno dalle ore 16, mentre il grande concerto finale di Cisco appunto e la sua nuova band sarà alle 21. L'ingresso è ovviamente libero e a questa iniziativa vi aspettiamo numerosi. Continueremo poi subito la domenica, il 5 giugno, per la terza edizione della Viviamo Clusone, manifestazione organizzata dalla Consulta dei Giovani, che porterà a scoprire Clusone anche dal punto di vista artistico. Anche durante questa manifestazione sarà possibile mangiare i prodotti dei Sapori Seriani sotto i portici di Piazza Orologio. E restiamo a Clusone e continuiamo a parlarvi questa volta di Viviamo Clusone, l'iniziativa in programma domenica. Cosa avete in programma con questa nuova edizione di Viviamo Clusone? Per il terzo anno consecutivo, domenica 5 giugno, la Consulta dei Giovani vi aspetta alla scoperta di Clusone, della sua storia e della sua cultura. Con delle visite guidate gratuite vi porteremo alla scoperta della storia, della struttura e degli angoli più nascosti e delle curiosità di Clusone attraverso una vasta scelta di tour guidati che vi porteranno alla scoperta di dei luoghi classici più comuni come l'orologio planetario Fanzago, la Basilica, l'Oratorio dei Disciplini, il Palazzo Comunale, il Museo Arte e Tempo MAT, ma vi proponiamo anche nuovi itinerari per ampliare l'offerta e darvi una nuova visione della nostra città, come il tour panoramico di Crosio, da cui potrete osservare l'altopiano clusonese, scoprire la struttura, la storia e avere una visione d'insieme, così come verrà riproposta l'ambitissima visita al Palazzo Fogaccia con il principe, che vi porterà alla scoperta delle stanze e dei tesori che vi sono nascosti, e un tour tra arte e fede che vi porterà invece alla scoperta dei dipinti, dei nuovi dipinti affreschi ritrovati in Chiesa del Paradiso e delle tre chiese principali clusonesi.
Vi aspettiamo per una giornata dedicata alla cultura, al divertimento. I ragazzi della consulta vi attenderanno nei due stand lungo Clusone, uno informativo in Piazza Uccelli e uno invece dedicato alle prenotazioni in Piazza Baradello. Avrete inoltre occasione di visitare la mostra, dove verranno esposte le foto dei partecipanti al concorso Clusone in uno scatto, di cui inoltre avverranno le premiazioni alle 18.30 in Sala Legrenzi, e avrete inoltre l'occasione di visitare la mostra fotografica Clusone ieri e oggi lungo le vie di Clusone. Anche quest'anno la consulta dei giovani di Clusone ha deciso di intraprendere un nuovo progetto di restauro, il restauro di una tela appartenente al Museo Arte Tempo di Clusone. È un olio su tela raffigurante Sant'Agata, attribuibile ad Antonio Zanchi. È databile alla metà del XVII secolo, è un'opera molto degradata, quindi ha interesse maggiore per un progetto di restauro. Quindi il nostro aiuto è quello di chiedere a tutti i cittadini di Clusone e oltre di darci una mano anche con una piccola offerta, e ci troverete appunto nella manifestazione Viviamo Clusone 5 giugno. Volevo ringraziare di vero cuore tutte le persone che ci danno una mano durante la Viviamo Clusone, come Mino Scandella, sempre disponibile e attento e a darci tanta passione per il comune di Clusone, il Circolo Culturale Baradello, il Mat Club, Monsignor Giuliano Borlini e il Museo della Basilica, il Principe Giovannelli, l'amministrazione comunale, la Turismo Pro Clusone e tutti i ragazzi della consulta che anche in questa manifestazione si sono offerti per fare da guide turistiche. Grazie. E ricordiamo che in occasione della visita in Basilica, nel luogo di preghiera più importante della cittadina Baradella, si esibiranno il soprano Franca Trussardi e l'organista Sergio Trussardi. E ora continuiamo a proposito di musica con gli appuntamenti che il Coro Idica ha in programma nei prossimi giorni. Quali sono i prossimi appuntamenti del Coro Idica? Beh, ci viene un giugno abbastanza impegnato, diciamo che Coro Idica il 4 di giugno sarà a Rovetta nella chiesa parrocchiale per allietare l'intergruppo degli alpini della zona 17. Quest'anno è toccato gli alpini di Rovetta e ci hanno chiesto la possibilità di esibire un concerto dedicato, diciamo, a delle tematiche che loro hanno scelto, che sono la guerra, le donne e la patria. Per cui il concerto verrà strutturato su queste tre tematiche. Fatto passato l'intergruppo, andremo che l'11 nel santuario della Madonna delle Grazie a Bergamo in Porta Nuova, l'Unione Sociale Corale Italiana di Bergamo ha organizzato un concerto per ricordare i maestri che, come dicono gli alpini, sono andati avanti. Il Coro Idica ricorderà molto volentieri il maestro Gianluigi Bigoni. Saremo tre cori che ricorderanno tre maestri. Questo sabato 11 giugno alle 20.30 a Bergamo. Poi facciamo una settimana, tra virgolette, di riposo, mentre invece il 25 giugno, presso il patronato San Vincenzo di Clusone, andremo a festeggiare chi? San Pietro, in quanto la chiesa del patronato è dedicata a San Pietro, è il 29. Don Martino ci ha chiesto se possiamo fare questo concerto per ricordare San Pietro, ricordare il patronato e soprattutto per ricordare il suo 65esimo anniversario di sacerdozio, e prendo l'occasione già da questo momento per fargli tanti tanti auguri a lui e a tutto il suo patronato, che è stato un bel servizio per Clusone. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Torniamo in onda con il telegiornale di Antena 2 e continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20.30 trasmetteremo Target, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.15 Decoder, e vi ricordiamo che all'interno di questo appuntamento ci occuperemo anche delle elezioni amministrative di Ardesimo, mettendo a confronto i due candidati alla carica di primo cittadino che abbiamo intervistato in due momenti
distinti. Sul canale al numero 218 alle ore 21.30 trasmetteremo un'altra edizione del nostro telegiornale. Alle 22.10 Target e il servizio ci porterà a Clusone per parlarvi degli affreschi che recentemente sono stati benedetti nella chiesa del patronato San Vincenzo dedicata a San Pietro. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo Antena 2 Sport. Alle 21.30 una gara di bocce che si è svolta tra Nembro e Albino. L'almanacco venerdì 3 giugno, il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 21.10, il culmine alle ore 13.18, la luna sorge alle 4.35 e tramonta alle 19.01. Per quanto riguarda la fase lunare, la luna è nella fase calante ed è visibile al 16%. Domani, il 3 giugno, la Chiesa celebra il Sacro Cuore di Gesù. Ecco anche le previsioni del tempo. Venerdì cielo nuvoloso con locali schiarite al primo mattino, in seguito formazione di cumuli e possibilità anche di rovesci. Le temperature saranno in aumento. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata a tutti.